troviamo di fronte a un planetario del 700. È un oggetto raro e uno strumento didattico usato alla metà del 700 per illustrare le lezioni di astronomia. Siamo nell'ambito di Pietro Buffetti, gli intarsi ci fanno pensare che si tratti di un ebanista della sua bottega. È un oggetto, dicevo, raro perché non ne sono arrivati molti fino a noi. I primi risalgono all'inizio dell'Ottocento, vengono definiti orari da Charles Blow Boyle, primo conte di Orary, che fa realizzare il primo di questi oggetti. Si tratta di piccole riproduzioni del sistema solare e quindi utilizzate proprio per illustrare agli allievi dei corsi come funzionava il sistema copernicano, cioè il Sole con i pianeti e alcuni satelliti. Non solo come strumento didattico, ma anche poteva essere un oggetto da collezionista, perché era comunque un oggetto che incuriosiva e che denotava grande curiosità scientifica da parte di chi lo possedeva. Questo che abbiamo qui di fronte arriva al museo alla fine dell'Ottocento, ma non era mai stato montato con le sue parti metalliche, con i pianeti, perché nessuno era mai stato in grado di farlo. Il recente restauro condotto 2 anni fa ci ha consentito di rimontare tutti i pezzi sulla base di una pubblicazione settecentesca, ovvero le lezioni di fisica dell'abate Monlet, che vengono pubblicate a Parigi a partire dal 1743 e che hanno un'illustrazione che riproduce quasi esattamente questo tipo di oggetto. Il reperimento di questo testo ci ha consentito di rimettere insieme i diversi movimenti che servivano per queste lezioni. Infatti, Lorelli ha dietro una manovella che aziona un meccanismo interno e che consente di illustrare agli allievi 8 tipi di argomenti scientifici diversi. L'abate Monlet, tra l'altro, e questa è la cosa interessante, fu a Torino ben 2 volte, nel 1739 per tenere un corso di fisica al giovane Vittorio Amedeo II e poi nel 1749 per tenere dei corsi di fisica sempre all'Università di Torino. E quindi l'abate Monlet, che era parigino e che aveva studiato a Londra, mette evidentemente in relazione il mondo scientifico torinese, il collezionismo attento anche all'ebanisteria, con il risultato di un oggetto veramente particolare, raro, che ancora oggi ci stupisce del suo funzionamento così elaborato e preciso.